Bentornati amici investitori, nuovo appuntamento con le interviste di Vivere di Dividendi. Oggi andiamo a trattare un'azienda molto interessante, ma soprattutto in un ambito che è davvero di primo interesse. Infatti entriamo nell'ambito della mobilità elettrica. Nello specifico lo faremo con Ascol Eva e ne parliamo con l'amministratore delegato Gianfranco Nanni. Ciao Gianfranco e grazie di essere nostro ospite. Ciao Domenico, grazie a voi per questa bella opportunità per Ascol Eva. È una bellissima realtà e non vedo l'ora di conoscere meglio anche i dettagli di questo mondo. Infatti andremo ad approfondire non solo Ascol, ma anche in generale il business, il mondo della mobilità elettrica, perché come sappiamo siamo ovviamente alle porte di una rivoluzione elettrica. Le nostre auto, ma non solo, anche le nostre due ruote, infatti ora scopriremo bene di che cosa produce Ascol Eva, stanno andando verso appunto tutta una soluzione elettrica e non più appunto a combustione interna. Quindi voi siete proprio al centro di questa grande rivoluzione che porta il cappello, diciamo, di Tesla, però poi si sviluppa nelle varie realtà che devono poi effettivamente andare a motorizzare o a elettrificare il mondo, e non può sicuramente farlo Tesla da solo. Voglio però sapere direttamente dalla tua voce a questo punto, innanzitutto cosa fa Ascol Eva? Allora, Ascol Eva è la divisione di mobilità elettrica sostenibile del gruppo Ascol. Parlo velocissimamente del gruppo per dire che da 40 anni sviluppa motori elettrici ad altissima efficienza e quindi Ascol Eva rappresenta l'ultima differenziazione del business applicando le tecnologie sviluppate in 40 anni appunto sui motori elettrici. Forte quindi di un know-how direi unico a livello globale, perché nel corso della sua storia sono stati sviluppati oltre 800 brevetti industriali su questi motori elettrici. Ascol Eva ha proprio la missione di portare la mobilità elettrica a due ruote nelle nostre città e nelle città di tutto il mondo. Lo dicevi tu prima, insomma, la rivoluzione elettrica è già alle porte, direi che è già iniziata, e forse grazie insomma ad aziende importanti come Tesla, no? È sulla bocca di tutti, è una notizia che quotidianamente insomma leggiamo dappertutto. Direi che le due ruote sono state anche più veloci a convincere gli utilizzatori a passare alla mobilità elettrica. Faccio riferimento alle percentuali insomma di diffusione di bicicletta pedalata assistita e di scooter elettrici o motocicli elettrici, che hanno tassi di penetrazione ben più importanti delle auto elettriche, delle auto intendo dire pure elettriche, non faccio riferimento alle ibride, rispetto al totale. Per cui insomma viviamo una rivoluzione elettrica già nell'oggi, e questo per noi è molto importante. La missione e quindi il business model di Ascol Eva è proprio basato sull'offrire un ventaglio di soluzioni di mobilità elettrica sostenibile per l'uso quotidiano, quindi per l'uso urbano, uso periurbano, non solo per gli utilizzatori privati ma anche per gli utilizzatori professionali. Quando parliamo di utilizzatori professionali facciamo sicuramente riferimento a tutti quei fenomeni di consegna a domicilio che durante gli ultimi mesi, complici le motivazioni insomma che ben conosciamo della pandemia, ci hanno reso la vita assai più facile. Quindi insomma già questo spiega questo importante boost e questo importante boom che vediamo nell'utilizzo di veicoli elettrici a due ruote. Aggiungerei a completamento della panoramica dei veicoli anche la mobilità condivisa. Le grandi città italiane, forse ancora prima quelle internazionali, europee e mondiali, hanno visto sorgere queste flotte di veicoli elettrici nella forma di biciclette a pedalata assistita, ma forse più spesso di scooter elettrici, e forse ancora di più visibili le flotte di monopattini elettrici che
vengono utilizzati per muoversi in alternativa anche a soluzioni più consolidate come i mezzi pubblici che proprio nel periodo della pandemia, insomma, qualche problema e qualche pensiero, insomma, l'hanno fatto venire agli utilizzatori. Quindi, insomma, parliamo di anche una soluzione alle necessità non solo consolidate, ma anche alle necessità emergenti delle città. Un ultimissimo accenno anche sulla componentistica: producendo internamente tutti i motori, tutte le batterie e tutti i controlli elettronici, abbiamo deciso anche di complementare la nostra offerta anche con kit di elettrificazione di motorini, di biciclette, i monopattini e non solo. Forniamo già anche produttori di go-kart elettrici, di trattorini rasaerba, intendo dire quelli dove ci si siede sopra, quindi per la manutenzione dei parchi, che insomma contribuiscono ad abbassare notevolmente l'impatto del muoversi di tutti i giorni. Ah, infatti voi come prodotti non fate solo gli scooter, ma fate anche le biciclette. Corretto, corretto. Quindi noi offriamo ad oggi un'offerta di scooter sia nel segmento dei ciclomotori, quindi che hanno una velocità massima intorno ai 50 km orari, sia di motocicli equivalenti ai 125 tradizionali sostanzialmente, ma anche biciclette a pedalata assistita prevalentemente per uso cittadino. Abbiamo deciso di non entrare nel segmento delle mountain bike elettriche, che tra l'altro sono anche molto popolari negli ultimi anni, perché a quel segmento abbiamo deciso di dedicare delle soluzioni esclusive, ma di componentistica, quindi motori ad altissime prestazioni, batterie altrettanto performanti per equipaggiare le biciclette di altissima fascia con una soluzione Made in Italy, che è uno degli ingredienti importanti che offriamo al nostro pubblico, perché i nostri scooter elettrici, le nostre biciclette a pedalata assistita sono prodotte in Italia, nel nostro stabilimento della provincia di Vicenza, Due Ville si chiama il paese, e siamo, direi, l'unico produttore europeo che ha questa completezza di gamma, e anche perché appunto i nostri principali competitor sono dei competitor asiatici al momento. Adesso ci arriviamo infatti anche ai competitor, però prima volevo chiederti, giustamente ci anticipavi prima che dal punto di vista dell'automobile magari adesso è ancora un po' più difficile arrivare a una soluzione 100% elettrica ovviamente per le distanze che non si riescono ancora a coprire, comunque ci vuole una rete di distribuzione della corrente elettrica. Ma invece con gli scooter e con le biciclette che hanno un raggio di azione più locale, quindi da città, lì magari appunto, come ci hai detto, è già più veloce l'adozione di queste soluzioni. Con che velocità si sta procedendo e quanto è grande il vostro mercato, almeno in Italia? Allora, è correttissimo quello che dicevi, perché sostanzialmente il limite tecnologico è rappresentato dalla capacità delle batterie di immagazzinare energia. Un'auto ha bisogno di tanta energia per muoversi, per cui le batterie, per quanto grandi, poi garantiscono autonomie limitate, se si pensa di poter andare da Milano a Palermo con l'auto elettrica. Viceversa, per gli spostamenti a livello cittadino, quindi con veicoli leggeri come gli scooter e le biciclette, le batterie già oggi offrono tecnologie, quindi sono caratterizzate da tecnologie che permettono autonomie reali intorno agli 80 km. Arriviamo anche a punte superiori agli 80 km, per cui sostanzialmente coerenti con l'utilizzo non solo quotidiano. Direi non è necessario ricaricare il veicolo magari per 2, 3, forse anche una settimana. Quindi, insomma, la problematica della ricarica è assolutamente poco, poco sentita. In aggiunta, cosa che non è possibile fare con le auto, abbiamo implementato sin dall'origine, sin dalla prima offerta dei nostri veicoli, la possibilità di ricarica domestica, per cui chi ha un box
e una presa elettrica normalissima può ricaricare i nostri veicoli semplicemente attaccandosi alla presa e per chi invece non ha il box può staccare le batterie, portarle a casa e ricaricarle. Sostanzialmente una ricarica completa richiede poco meno di una notte, per cui insomma la mattina dopo sono certo di avere sempre il 100% di autonomia a disposizione. Questo ha permesso al mercato di crescere rapidamente. Per quanto riguarda le biciclette, lo scorso anno il mercato Italia ha avuto un boom di crescita superando i 200.000 veicoli elettrici, biciclette a pedalata assistita venduti, quasi 250.000, con trend di crescita a doppia, addirittura tripla cifra negli ultimi anni. Per quanto riguarda le moto elettriche, quindi gli scooter elettrici, i numeri sono leggermente più bassi, ma i trend di crescita sono altrettanto importanti, proprio grazie soprattutto all'adozione da parte di operatori professionali. Quindi il delivery già oggi fa largo uso, grazie anche a questa possibilità, no, di ricaricare in maniera molto semplice i veicoli di scooter elettrici, e soprattutto la mobilità condivisa, che addirittura con le nostre soluzioni ha la possibilità di tenere sempre il veicolo operativo in strada e grazie alle dotazioni di bordo che permettono al veicolo di comunicare in real time il livello di carica con la centrale operativa, intervenire solo nel momento in cui è necessario cambiare le batterie. Quindi sono le batterie che si muovono, non è più il veicolo che va a cercare la presa dove ricaricarsi. A livello europeo parliamo, per quanto riguarda la bicicletta pedalata assistita, di un mercato superiore a 3 milioni di pezzi. Per quanto riguarda invece le moto, gli scooter elettrici, stiamo parlando di un mercato poco inferiore ai 100.000 veicoli immatricolati, registrati su base annua. Ma è chiaro che il mercato delle biciclette è ben più grande rispetto a quello delle moto. Complessivamente le moto e gli scooter sono poco meno di 1 milione a livello europeo. Quindi i tassi di penetrazione nelle moto hanno raggiunto per alcune categorie anche il 10%, in alcune addirittura di più. Per le biciclette abbiamo tassi di penetrazione anche più ampi, insomma si stima circa un 20% di veicoli già convertiti all'elettrico, ben di più insomma di quei qualche punto percentuale che caratterizza insomma il mercato delle auto. Ma lì voi producete a marchio vostro o anche per altri marchi? Allora, noi produciamo ad oggi esclusivamente a marchio Ascol, sia i veicoli per l'utente finale, che vengono poi distribuiti con una rete europea di oltre 250 punti vendita. Chiaramente l'Italia è il paese da cui abbiamo iniziato prima, per cui abbiamo una distribuzione maggiormente capillare e servita direttamente da nostri funzionari di vendita. Al di fuori dell'Italia solamente Francia, Olanda e Belgio hanno questo modello distributivo. In tutti gli altri paesi europei sostanzialmente abbiamo degli importatori che distribuiscono comunque a nostro marchio i veicoli. Questo vale anche per i veicoli professionali. Nei veicoli professionali è chiaro che andiamo a personalizzare in maniera più o meno spinta il veicolo sulla base delle necessità del nostro cliente, per cui direi la personalizzazione di base è nell'estetica, per cui il veicolo esce con i colori, con i marchi della catena di consegna o dell'operatore di sharing, fino anche a essere equipaggiato con strumentazioni sempre più evolute che permettono il controllo anche da remoto del veicolo, sostanzialmente con dotazioni GPS e similari, proprio per avere, come dicevo prima, una comunicazione in real time tra veicolo e centrale operativa.
E da questo punto di vista, comunque, mercato italiano, mercato europeo, però ci hai anticipato prima che comunque avete concorrenza soprattutto dal mercato asiatico, dai produttori asiatici. Quindi, come si pone, quali sono innanzitutto i concorrenti di Ascol e come si pone rispetto alla concorrenza? Allora, i concorrenti, come dicevo appunto prima, sono ad oggi direi più aggressivi, sono dei concorrenti di provenienza asiatica. Questo è dettato dal fatto che sappiamo bene quanto la Cina in particolare, ma non solo, anche altri paesi asiatici abbiano largamente adottato, no, la mobilità elettrica come modalità di muoversi nel quotidiano, quindi trasversalmente a tutti i veicoli, dalle auto fino a maggior ragione ai veicoli leggeri come gli scooter e le biciclette a pedalata assistita, per cui sostanzialmente questi player asiatici forti di un vastissimo mercato interno hanno iniziato ad aggredire i mercati occidentali, europei e americani con prodotti che beneficiano appunto di queste grandi economie di scala. C'è da dire che ad oggi il prodotto asiatico e il prodotto europeo non sono uguali, anche per quanto riguarda questi player asiatici, proprio perché ci sono necessità diverse, ma anche i criteri omologativi europei e asiatici sono diversi, per cui sostanzialmente arrivano in Europa, per quanto riguarda gli scooter, dei veicoli assolutamente coerenti con le normative vigenti. E questo fa sì che il livello di competizione non sia così, non ci sia un divario così ampio nella competizione. Faccio riferimento in particolare alla competizione di prezzo, per cui noi abbiamo deciso di posizionarci forti del Made in Italy, forti di soluzioni assolutamente born electric, quindi i nostri veicoli sono stati disegnati, insomma, alla componente elettrica. Molto spesso, insomma, ancora si vedono elettrificazioni magari di soluzioni precedentemente termiche per quello che riguarda alcuni player asiatici, per cui, insomma, tendenzialmente ci poniamo con un posizionamento premium rispetto ai nostri concorrenti. Questo non vuol dire che rispetto al veicolo tradizionale termico, sia di manifattura europea sia di manifattura extraeuropea, siamo decisamente più cari, se mi fate usare questo termine, anche perché per nostra scelta, insomma, abbiamo cercato di essere sin da subito competitivi con i nostri concorrenti, ripeto, anche tradizionali, con soluzioni tradizionali. C'è da dire che in questo momento in Italia, ma anche nei principali paesi europei, ci sono degli incentivi alla domanda, dei sussidi alla domanda molto importanti da parte dei principali governi, che hanno tutto l'interesse, no, a diffondere questa tipologia di mobilità per combattere, insomma, l'inquinamento e rimanere in quei parametri di abbassamento, no, dell'inquinamento che sono noti. Per cui, insomma, oggi, grazie a questi incentivi, è quasi più conveniente comprare uno scooter elettrico rispetto ad uno scooter tradizionale. Quindi, insomma, oggi direi che il posizionamento premium, comunque, grazie all'incentivo, ci permette di essere assolutamente appetibili per un'ampia clientela, quindi non solo per chi ama essere pioniere, quindi dotarsi sin da subito di tecnologie nuove, ma anche per utenti che possono essere incuriositi e confortati anche da un prezzo assolutamente competitivo.
Dal punto di vista dei numeri, invece, stavo vedendo proprio in questo momento, abbiamo un prezzo dell'azione che comunque sta soffrendo dal momento dell'IPO, è comunque sceso, mentre viceversa abbiamo un fatturato che è salito tanto dal 2018, che era intorno ai 5 milioni, siamo passati intorno ai 20 milioni attuali, e comunque le previsioni vi danno a 30 milioni nei prossimi anni, quindi diciamo arco più o meno 2023. In questo contesto, però, dobbiamo sicuramente evidenziare il fatto che in questo momento, ovviamente, essendo un progetto relativamente nuovo e un mercato in via di sviluppo, non ci sono ancora delle marginalità per quanto riguarda i profitti e i flussi di cassa, che sono ancora negativi. Cosa state facendo per migliorare questa situazione e raggiungere innanzitutto la profittabilità e quindi poi comunque ampliare il vostro mercato? Allora, stiamo facendo, lavorando direi a tutto tondo su tutti gli elementi che ci permettono, parlo già al presente perché già nel corso del 2020 molte di queste azioni, nonostante insomma l'anno complesso per tutti, sono state messe a terra e ci hanno dato già dei primi risultati, lavorando su tutte le voci che portino all'incremento della redditività. È un obiettivo assolutamente fondamentale che perseguiamo già dal 2019, e a maggior ragione, insomma, dobbiamo assolutamente cercare di portare a termine, perché l'incremento del fatturato ci permette chiaramente di lavorare su economie di scala che ovviamente no, danno visibilità immediata di incremento della marginalità. Oltre a questo, è da considerare l'efficientamento, no, di tutti i nostri sistemi produttivi da un lato, ma anche logistici, proprio per andare a ottimizzare tutti i flussi legati anche alle forniture. Quindi, parlando di flussi di cassa, insomma, è assolutamente importante questo. E appunto, nel corso del 2020, su questi due punti abbiamo lavorato fortemente già nel dato di semestrale dell'H1 2020, insomma, si è visto, pur a fronte di un risultato di fatturato assolutamente poco incoraggiante, un notevole miglioramento degli indicatori di redditività, che chiaramente sono stati il nostro elemento di massimo focus per tutto il secondo semestre. Quindi, con l'incremento anche della top line che abbiamo accumulato sin dai mesi immediatamente successivi alla chiusura di giugno, e quindi per tutto il secondo semestre, sostanzialmente riteniamo di essere sulla buona strada. 2021 chiaramente si mantiene il mantra di miglioramento della redditività, questo anche con delle azioni commerciali, anche di riposizionamento di alcune nostre piattaforme che sono assolutamente competitive, ma possono essere competitive anche da un punto di vista, da un price positioning leggermente diverso. Quindi abbiamo lavorato anche su un parziale riposizionamento di alcuni veicoli e di alcune soluzioni sul mercato, quindi proprio per avere tutte le leve a disposizione. Chiaramente grande lavoro sulla struttura per cercare di renderla assolutamente più coerente con le dimensioni di struttura e chiaramente costi fissi generali, per rendere la nostra struttura di costo coerente con la dimensione del fatturato. Gli step sono quelli che hai assolutamente detto, quindi arrivare
ad un target di ulteriore incremento della nostra top line, ma soprattutto della redditività, grazie ad azioni volte ad incrementare ancora di più il nostro ambito di commercializzazione, magari raccogliendo maggiori frutti su alcuni mercati focus in Europa. 5 mercati sostanzialmente rappresentano più dell'80% del fatturato complessivo, no, del mercato, per cui questo ci fa intravedere un'azione di focalizzazione senza perdere efficacia dal punto di vista dell'aggressione del mercato, ma anche l'implementazione di nuove piattaforme prodotto nel mondo dello scooter, ma direi con il monopattino. Abbiamo il completamento dell'offerta di micromobilità in un segmento che effettivamente ha dei trend di crescita ancora più spinti rispetto alla bici e allo scooter. Non ultimo, quello della componentistica, segmento direi del tutto nuovo, dato del 2019 la componentistica rappresentava circa il 3% del nostro turnover. Il nostro obiettivo è di incrementare notevolmente, anche perché in questo segmento possiamo contare su marginalità decisamente più importanti rispetto a quello che normalmente siamo abituati a vedere con i veicoli, che chiaramente richiedono anche sforzi di promozione e di distribuzione importanti, per cui insomma un altro contributo importante all'incremento della nostra marginalità. Perfetto, ma sempre rimanendo però all'interno dei numeri, vedevo anche dal punto di vista del debito, può essere questo un fattore di rischio per l'azienda? Come lo state gestendo? Allora, è interessante, anzi, colgo lo spunto per fare un approfondimento specifico. Sostanzialmente il debito che Ascoleva oggi ha nel proprio bilancio è un debito verso la casa madre. Ascoleva di fatto non ha indebitamento verso il sistema finanziario, insomma, quindi se non piccolissimo, per cui è un debito verso l'azionista di riferimento che chiaramente ha tutto l'interesse a far crescere Ascoleva, garantendole anche solidità patrimoniale. L'avevamo già indicato tra le possibili misure necessarie, insomma, appunto al consolidamento patrimoniale di Ascoleva, per cui parte di questo debito verrà assolutamente utilizzato per andare a consolidare il patrimonio di Ascoleva, quindi con un'azione di conversione debito equity che ridurrà, insomma, questo apparente appesantimento, insomma, della struttura patrimoniale di Ascoleva. L'altro aspetto è che questo debito appunto verso la casa madre è già stato, insomma, la restituzione, intendo dire, di questo debito è già stata portata molto avanti nell'orizzonte dei piani a Ascoleva, per cui insomma andremo, insomma, decisamente oltre il 2024 a essere, insomma, interessati da fenomeni di restituzione, ma come dicevo, molto probabilmente di valori decisamente più bassi rispetto a quelli che oggi sono visibili a stato patrimoniale. Perfetto. Non so se in conclusione c'è un ultimo messaggio che magari ti senti di dare a chi sta pensando appunto di sposare il vostro progetto, quindi investendo nella vostra realtà. Ma allora sicuramente sì, perché per quanto, insomma, l'attività di Ascoleva, lavorando anche su un mercato, quello delle due ruote, che
tendenzialmente, no, è meno notiziabile rispetto a quello dell'auto, no? Ascoleva, sin dalla sua azione, la prima azione sul mercato, è riuscita a ritagliarsi un ruolo di leadership. Nel corso del 2020, nonostante tutto, abbiamo confermato la nostra leadership del mercato italiano, ma ci confermiamo tra i top player anche del mercato europeo. Penso che abbiamo guadagnato un vantaggio competitivo rispetto all'aggressione dei nostri competitor, rappresentato dal fatto che produciamo qui in Europa e visto quello che si sta vedendo già in questi primi mesi dell'anno con materie prime e approvvigionamenti a lungo raggio assolutamente fuori controllo, l'aver basato insomma la nostra attività con una logica local for local rappresenti insomma un ulteriore elemento di possibile sviluppo incrementale di Ascoleva. Per cui forse è proprio il momento di credere in questa società che sicuramente ha sofferto dall'IPO per vari motivi, non ultimo insomma anche questo della poca conoscenza della nostra azione. Per cui insomma l'invito è quello di darci fiducia in vista insomma di un futuro che punta in maniera forte sull'elettrico. Non è solo Ascoleva a dirlo, sono i principali governi del mondo, per cui insomma siamo sul pezzo e possiamo assolutamente crescere. Perfetto, grazie mille Gianfranco perché ci hai dato una bella panoramica su questo mondo della mobilità elettrica. Sicuramente quando sarà piacere, avremo piacere ospitarvi quando ci saranno altre importanti novità e seguire la crescita della vostra azienda, della vostra bella realtà. Grazie ancora per aver partecipato. Grazie a voi, è stato un piacere, ben volentieri ci risentiamo magari con qualche novità importante da parte nostra. Assolutamente. Io intanto vi lascio qui sopra il link alle altre interviste che abbiamo realizzato in questa serie, dove appunto ogni mercoledì incontriamo un amministratore delegato delle principali realtà italiane. Noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo video. Io vi saluto e buon dividendo a tutti.